Questa notte, a Peschiera Borromeo, nel Milanese, i carabinieri della stazione di Paolo sono intervenuti presso il centro postale di smistamento. Il responsabile ha segnalato la presenza di una busta con affrancatura francese contenente 3 cartucce, presumibilmente di pistola, destinati a Papa Francesco. La lettera era priva di mittente. Le generalità del destinatario erano scritte a penna con grafia poco leggibile. Secondo quanto appurato fino a ora, la lettera sarebbe proveniente dalla Francia. Nel biglietto allegato ai proiettili si farebbe riferimento ad alcune operazioni finanziarie in Vaticano. Non è noto per ora quali siano le operazioni finanziarie citate all'interno del testo. Le prime informazioni trapelate parlano di un biglietto confusionario, scritto in un italiano poco chiaro. La busta è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici. Le indagini sono ancora in corso. La lettera, secondo quanto si è appreso, conteneva 3 proiettili di tipo Flobert, calibro 9 mm. I carabinieri sono stati allertati nella notte dal responsabile del centro, che si trova in via Archimede a Peschiera Borromeo. Ancora sconosciuta l'identità dell'autore e il perché del gesto. A riportare le prime informazioni riguardanti un biglietto riferito ad alcune operazioni finanziarie in Vaticano è stato il quotidiano Il Corriere della Sera. Quale sarà il messaggio contenuto nella lettera? E a quali operazioni finanziarie fa riferimento? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.